E diciamo che io mi sono in un certo senso appassionato dell'avventura di Luciano Bianciardi appunto per caso, perché ho cominciato a leggerlo. Io penso che il suo libro, ovviamente il suo capolavoro, è La vita agra, il libro più compiuto, ma il suo libro più divertente è Il lavoro culturale, che è un pamphlet che lui scrive nel 1956 prendendo in giro appunto gli intellettuali organici. Lui considerava l'Italia divisa tra due chiese, la chiesa dei preti e la chiesa dei preti rossi, quindi i neocristiani e i comunisti. Lui non ha mai aderito né all'una né all'altra, per questo si diceva anarchico, ma appunto a una maniera non ideologica, non è certamente Durruti, a una maniera maremmana, a una maniera di uomo solo. E la cosa che a me così mi ha affascinato è la descrizione che lui fa dei linguaggi, delle modalità, dei riti che negli anni 50 venivano officiati nelle sedi, il cineclub, il dibattito con lo scrittore, i convegni sulle questioni economiche, i gesti, con un'attenzione assolutamente da entomologo sui i gesti, i tic di questi intellettuali che battevano proprio la provincia, che lavoravano all'interno degli ingranaggi dei partiti, e che naturalmente da un certo punto di vista facevano un lavoro serissimo, ma lui li prende in giro in un modo formidabile, per cui è mostro, se vi dovesse mai capitare, leggete Il lavoro culturale, perché è molto divertente. Negli anni dell'entusiasmo per il boom economico, il neocapitalismo, le grandi trasformazioni dell'Italia da paese semi-analfabeta e agricolo in grande paese industriale, lui non condivideva l'entusiasmo dei giornali e di gran parte degli intellettuali. Lui intravedeva quella che lui chiamava la grande diseducazione del miracolo economico, cioè la perdita dei rapporti internazionali, il fatto che la gente sarebbe stata più sola, non più, e vedeva quel che hanno visto in pochi, Mastronardi per esempio, Pasolini certamente, con una consapevolezza intellettuale che Luciano, per quanto uomo colto, non aveva, e per cui lui arriva cioè negli anni 60, 61, 62, quando si celebrava la rinascita dell'Italia, lui ne parlava sogghignando, male, prendendoli in giro, dicendo che non condivideva affatto tutto questo entusiasmo. Quando poi c'è stata una vera rivoluzione dei costumi, discutibile quanto volete, ma insomma, che è gli anni 68-69, lui è di nuovo fuori orario, perché si è chiuso nel frattempo a Raballo, in una piccola città senza anima. È solo, e vede il movimento degli operai, il movimento degli studenti, la seconda grande ondata di mutazione italiana, e anche quella non la capisce. Lui rifiuta di scrivere per il Corriere della Sera, per esempio, che è stata una delle sue scelte cruciali. Quando uscì La vita agra, Indro Montanelli scrisse una straordinaria recensione dicendo che il libro era bellissimo. Chi è mai questo anarchico maremmano che ci prende in giro tutti? E il libro vendette moltissimo, divenne un grande successo, e naturalmente subito dopo Indro Montanelli lo chiama e gli dice: vieni a lavorare per il Corriere della Sera. E Bianciardi, qui di nuovo torna all'anima un po' dell'anarchico solitario, rifiuta, sebbene lui insomma facesse molta fatica a campare, e andrà poi a lavorare al Giorno, il Giorno che è il giornale fondato da Mattei, il giornale del Leni, il giornale del centro-sinistra nascente, insomma il giornale dove vanno a scrivere i giornalisti di sinistra, è il giornale della borghesia progressista milanese, e scriverà lì. Questo per dire
che però lui rifiuta il Corriere, va a scrivere per il Giorno, poi a Rapallo si dimenticherà anche del Giorno e finirà per scrivere per riviste sempre più laterali, Guerin Sportivo, Kent, Playman, scrive racconti per esempio per riviste come Playman, cioè si decentra e lo fa volontariamente, lo fa consapevolmente. E la cosa straordinaria è che andando a cercare le persone che man mano scoprivo lo avevano conosciuto, la prima cosa, la reazione immediata era come di una rimpatriata, tutti, Arpino, Bocca, diceva ah vecchio Luciano, e cominciavano a raccontare aneddoti, perché lui era molto simpatico, almeno in quegli anni era molto vitale, era molto simpatico, era un grande battutista, era vitale e poi man mano che procedevano nel racconto, nel raccontarmi di quella volta che bla 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 bla, poi man mano le storie andando avanti negli anni, arrivando a metà dopo il successo, poi dopo il successo le feste, poi dopo le feste il cabaret, dopo il cabaret i fotografi pubblicitari e molti amori, molte insomma notti turbolente milanesi, e poi un po' e poi di nuovo invece il suo secondo esilio, i racconti diventavano sempre più malinconici perché appunto la sua storia è la storia di una parabola, è la storia di una grande rinuncia, è la storia di un uomo che non è riuscito diciamo a fronteggiare anche tutto quello che lui poteva capire e aveva capito. Bianciardi viene selezionato per puro caso, come avviene nella vita, perché appunto aveva fatto quella mirabile inchiesta insieme a Carlo Cassola sui minatori della Maremma e viene come raccomandato come intellettuale sveglio provinciale e affidabile per la grande iniziativa. La grande iniziativa era la Feltrinelli, casa editrice, che avrebbe dovuto veicolare diciamo il sapere. Naturalmente Bianciardi, per come era, arriva a Milano, scende, vede cantieri ovunque, lo smog, la prima cosa che fa, scrive alla sua donna diciamo dicendo io sono mi sto infilando in un guaio, arrivo a Milano, è un posto orrendo, mi sa che mi sto mettendo in un guaio, però insomma vado avanti. In realtà poi lui va nella prima sede della casa editrice Feltrinelli, lavora poco più di un anno o poco meno di un anno, adesso non mi ricordo, insomma alla fine non rispetta gli orari, prende in giro tutti, va tre volte ogni mattina a bere il caffè trascinando gli altri, li prende in giro durante le riunioni di redazione perché loro facevano delle riunioni in cui dovevano discutere se le virgolette dovevano essere in un modo o in un altro, la punteggiatura in un modo o in un altro, i caratteri e il formato dei libri, a lui sembravano tutti dei discorsi astrusi, per cui li prendeva in giro e alla fine insomma era simpatico ma anche no, perché lui era diverso da tutti gli altri, arrivava tardi, arrivava non rasato, vestiva male, trasandato, viveva nel peccato, per dire così, con una donna, viveva nel quartiere più diciamo malfamato di Milano, che era Brera, che era il quartiere, intanto non è come adesso che è un quartiere molto chic, ma era un quartiere povero, erano case del 600 col ballatoio e con il cesso in fondo al ballatoio, era il quartiere dove andavano a vivere tutti gli spiantati, cioè gli artisti, c'erano i bar dei pittori, i bar dei fotografi, questo benedetto bar Giamaica che lui abita a 30 metri, lui abita in via Solferino 8, il bar Giamaica a 30 metri di distanza, passava le giornate lì, anche perché tutti abitando in monolocali di 20 metri poi stavano sempre al bar. Perché questa trilogia, il lavoro culturale, l'integrazione e la vita agra, fanno parte di un unico racconto al cui centro c'è sempre lui, cioè gli occhi di un giovane intellettuale che si guarda intorno e vede un mondo che non gli piace. E l'integrazione e anche la vita agra parlano proprio della sua vita vera, del fatto che lui è stato poi a un certo punto licenziato dalla casa editrice
che ha cominciato a fare il badilante traduttore, ma davvero badilante, perché lui appunto lavorava 10 ore al giorno da solo, a volte aiutato da Maria Iatofi che ribatteva a macchina le traduzioni, ha tradotto 120 libri in poco più di 15 anni. Negli ultimi anni tra l'altro non traduceva più lui perché non era più in grado di farlo, perché gli ha tradotto molte cose. Sono poi state tradotte più da Maria Iatofi che da lui, ma insomma lui arrivava a tradurre uno o due libri al mese e lo faceva da solo, e lo faceva fumando 30 nazionali esportazioni senza filtro e bevendosi una bottiglia di grappa al giorno. E sorprendentemente per tutti quelli che lo conoscevano, poi esce questo libro, La Vitaglia, che è la storia di un traduttore che viene a Milano per vendicare i 43 minatori morti, vuole riempire la sede della Montecatini di Grisù e farla esplodere, e usando nomi veri, nomi finti, nomi riconducibili. E che cosa succede? Succede che il più borghese, diciamo, dei giornalisti italiani scrive sul più borghese dei giornali, in terza pagina, che il libro è bellissimo, che fa ridere, che è straordinario, che ci apre gli occhi sulla Milano e sull'Italia di oggi. E lui, come scrive sorpreso al suo migliore amico grossetano, dice: ma io ho scritto Peste e Corna dei milanesi, i quali, anziché prendermi a calci nel culo e mandarmi via da Milano, mi stanno facendo il monumento. E negli ultimi tempi è davvero solo, più solo di prima, perché fa paura, perché non lo vogliono. Anche quelli che gli vogliono bene, insomma, hanno anche il timore di vederlo così consumato. Finisce malamente anche la sua storia d'amore con Maria, che poveraccia non ce la fa più a reggere gli ultimi mesi, e poi la cosa va a concludersi, la sua storia va a concludersi in un letto dell'ospedale San Carlo, e come nei suoi incubi peggiori si avvera la scena finale della sua vita, che è un funerale con tre persone, e Maria che arriva all'ultimo momento perché era scappata a Parigi, e la bara che parte su un furgone dall'ospedale San Carlo verso Grosseto, dove viene tumulato, insomma, abbastanza in fretta e senza troppe cerimonie, e da quel momento lì davvero viene seppellita anche la sua storia in parte e la sua memoria. E la cosa più bella, insomma, di questo libro è che invece da quella sepoltura siamo riusciti a ritirarlo fuori, insomma, a metterlo in circolazione con la sua storia, che vale sempre la pena di essere letta. Grazie. Thank you.